Buongiorno, mi fa piacere che la Camera di Commercio, il sistema delle Camere di Commercio italiana abbia stimolato, almeno qui da noi, ma immagino anche nel resto d'Italia, un piccolo dibattito perché questo Alternanza Day, come diceva Vito Verrastro, il nostro coordinatore in principio, è un evento che il sistema camerale ha voluto organizzare in accordo con il Ministero in tutta Italia in questa settimana, perché presso le Camere di Commercio si nascano strumenti e si propongano strumenti per agevolare, per incrementare questi percorsi di alternanza scuola-lavoro e, perché no, siano anche la sede per discutere delle tante problematiche che conoscevamo solo in parte, ma anch'io personalmente ho assistito con piacere a questo piccolo dibattito, perché ci rendiamo conto che le problematiche, poi quando si entra nel pratico, quando le situazioni che voi vivete praticamente dal di dentro sono effettivamente pregne di dense di questioni, di criticità che vanno risolte. Anzi, questo è un Alternanza Day che abbiamo immaginato, un percorso che ci hanno anche un po' imposto a livello nazionale, ma che noi abbiamo accolto con piacere. Però, viste le questioni, ci rendiamo, dicevo anche alla dirigente prima che andasse via, ci rendiamo anche disponibili ad ospitare, se non a proporre, dei momenti di confronto tra noi, l'ufficio scolastico e gli insegnanti, tutor e le scuole, perché a quanto ho capito magari c'è un pochino di carenza di dialogo, anche di proposizione delle possibilità nei vostri confronti. Quindi noi siamo disponibili a ospitare senz'altro dei momenti di confronto su questo. Perché siamo in Camera di Commercio? Le Camere di Commercio sono state sempre un po' viste come la sede e la casa delle imprese. Perché oggi ci stiamo aprendo al mondo della scuola e al mondo del lavoro? Perché le Camere di Commercio sono in un momento di profonda trasformazione. La legge sulla buona scuola, cosiddetta, come sapete, ha creato questo registro dell'alternanza scuola-lavoro e l'ha affidato alla gestione delle Camere di Commercio. Quindi già da allora siamo pienamente coinvolti in questo momento di raccordo e dell'alternanza scuola-lavoro. Infatti dopo di me avremo due interventi un po' più tecnici che spiegheranno, illustreranno proprio le opportunità derivanti da due strumenti, quello appunto del registro nazionale dell'alternanza per i dirigenti scolastici e il sistema informativo Excelsior, che è un strumento strategico di progettazione dei percorsi di alternanza. Io mi limito a illustrarvi due iniziative concrete, chiamiamole piccole iniziative, ma poi non così piccole, perché un po' di soldi, di denaro li mettiamo a disposizione e soprattutto da spendere nell'immediato, sia a favore delle imprese, sia a favore un piccolo simbolico sistema di premialità anche per le scuole, per i ragazzi che si siano impegnati in questi percorsi di alternanza scuola-lavoro. Tutto nasce dal fatto che, come dicevo, le Camere di Commercio sono in un momento di profonda trasformazione. Noi siamo stati riformati recentemente. Da un lato è stata ridisegnata la mappa delle Camere di Commercio, perché come sapete erano il profilo territoriale delle Camere di Commercio era quello provinciale. Adesso la legge di riordino ha stabilito che le Camere di Commercio, da 105, quindi una per ogni provincia, debbano essere drasticamente ridotte a non più di 60, e quindi sono in corso dei progetti, dei percorsi di accorpamento tra Camere di Commercio, qualcuno già concluso, uno che si sta avviando proprio in questi giorni, che è proprio la regionalizzazione delle Camere di Commercio lucane, quindi la Camera di Commercio di Potenza e la Camera di Commercio di Matera, come altre Camere di Commercio in Italia, a breve, nel giro di 6 mesi circa, si accorperanno e nascerà un unico ente regionale. C'è stato un drastico taglio delle risorse. Non lo dite a noi, mi direte, però anche noi abbiamo subito un drastico taglio delle risorse del 50% delle nostre entrate. Nel contempo siamo però chiamati a più di una sfida, cioè quella di rendere i servizi che rendevamo fino a 2 anni fa
con un diritto camerale pieno a rendere gli stessi servizi con il 50% delle entrate in meno, ma soprattutto con l'attribuzione di nuove funzioni. Quindi sono state affidate alle Camere di Commercio delle nuove funzioni, oltre quelle tradizionali, quelle istituzionali, la tenuta del registro delle imprese, di albi, ruoli e così via. Le Camere di Commercio sono state poste al centro di tre grandi progetti: la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, i servizi appunto di orientamento al lavoro e alle professioni e la materia del turismo e della cultura del territorio. E sono stati creati, stanno partendo in questi giorni, ma si svolgeranno per 3 anni, quindi abbiamo davanti un percorso anche di altri 2 anni, 2018 e 2019, 3 grandi progetti, ognuno nell'ottica di un settore di questi che vi ho illustrato, cioè la digitalizzazione delle imprese, perché le Camere di Commercio stanno per diventare i cosiddetti punti impresa digitale, cioè la base di una piramide attraverso la quale le Camere di Commercio devono portare nelle piccole e medie imprese, non nelle grandi che non hanno bisogno di noi, ma nelle piccole e medie imprese che soprattutto nel nostro territorio sono carenti di digitalizzazione, ma ancor prima di cultura della digitalizzazione, questa nuova frontiera per far comprendere alle piccole e medie imprese del nostro territorio, alle piccole ditte individuali, agli artigiani, ai piccoli commercianti, agli agricoltori stessi, che oggi l'impresa si fa attraverso il digitale. L'altro progetto, questo Mirabilia che leggete, è un progetto orientato al turismo e all'incontro tra buyer e imprese turistiche per incrementare l'attività di questo settore. Poi c'è questo servizi di orientamento al lavoro e alle professioni che ci interessa più da vicino. Parliamo di un triennio, come vi ho già detto, quindi questi strumenti che vi vado a illustrare sinteticamente saranno sicuramente riproposti nel 2018 e 2019, quindi saranno quelli i momenti in cui magari utilizzare gli spunti che ci stanno già arrivando. Ieri nella giornata della trasparenza le associazioni di categorie, il mondo dei professionisti ci ha già dato qualche idea iniziale per costruire magari anche in maniera diversa nelle prossime annualità questi strumenti, però per il momento abbiamo una piccola dotazione economica che possiamo spendere anche rapidamente entro il 31 dicembre, che quindi mettiamo a disposizione delle imprese e delle scuole. Questo progetto, come vedete, a cui hanno aderito l'80% delle Camere di Commercio italiane, si inserisce all'interno di una strategia complessiva perseguita sia dal governo che dalle regioni per rafforzare, come sapete, il dialogo tra scuola e mondo del lavoro, potenziare l'occupabilità dei giovani e migliorare la possibilità delle imprese di trovare personale professionalizzato. La Camera di Commercio ha già svolto delle attività in questo senso, ha già collaborato con alcune imprese, con alcune start-up. Vedo tra l'altro nel pubblico i rappresentanti di Cervellotic, una start-up con cui abbiamo collaborato e che ha elaborato una interessante piattaforma, School Up, che forse qualcuno di voi conoscerà e che magari poi cogliamo l'occasione, visto che li vedo nel pubblico, anche se vogliono fare una testimonianza subito dopo, 5 minuti, per illustrare non tanto la piattaforma in sé, ma soprattutto quello che sono riusciti a costruire e i risultati che già stanno arrivando. E gli obiettivi del progetto però in generale sono chiaramente quelli di far incontrare domanda e offerta di percorsi di alternanza e tirocini formativi, e quindi abbiamo il ruolo soprattutto di promuovere e sviluppare con azioni concrete ed efficaci la filiera che dalla scuola arriva al lavoro. Gli strumenti, che poi su cui non mi soffermo ma che vi saranno illustrati successivamente, sono la piattaforma del Sistema Nazionale Excelsior, che vi illustrerà il dottor Primavera, la piattaforma del Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro, che vi illustrerà la dottoressa Lattanzio di Infocamere, e una nuova piattaforma di networking e matching che è in corso di attivazione, sempre orientata a questo incontro di domanda e offerta di lavoro.
Le azioni concrete quali sono? Sono quelle che adesso vi vado a illustrare. Sono un bando per la concessione di voucher alle micro, piccole e medie imprese per percorsi di alternanza scuola-lavoro, il premio Storie di Alternanza e l'attivazione, sviluppo e promozione di eventi e iniziative sul tema. Questa terza azione è proprio quella che mi proponevo di porre in essere all'inizio del mio intervento, cioè cogliendo anche lo spunto che ci è stato dato dal vostro dibattito. La Camera di Commercio dovrà essere e vorrà essere proprio il luogo di stimolo per attivare e sviluppare questi eventi e queste iniziative, quindi per coinvolgere gli enti pubblici, quindi l'Ufficio Scolastico Regionale, ma anche la Regione Basilicata e gli istituti di istruzione superiore della provincia di Potenza, oltre alle agenzie e centri per l'impiego e le associazioni di categoria, che sono e rimangono chiaramente gli azionisti di riferimento della Camera di Commercio, per così dire. Allora, queste due iniziative, il bando voucher alle imprese e il premio Storie di Alternanza, sono due iniziative che partono oggi. Ecco, questo vuole essere il momento di lancio di queste due iniziative. Infatti già oggi in tarda mattinata abbiamo aspettato di presentare gli strumenti, ma oggi in tarda mattinata verso l'1:30 li troverete pubblicati sul nostro sito www.pz.camcom.it. poi vi daremo anche i riferimenti telefonici e di posta elettronica dei nostri referenti interni ai quali potete chiedere ogni informazione ed elucidazione in merito. E quindi oggi è il momento di partenza di queste due iniziative. La prima è il bando per i voucher alle imprese, per la concessione di voucher alle imprese. Sempre nell'ottica di assumere un ruolo attivo nella promozione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e anche di promuovere l'iscrizione nel registro nazionale dell'alternanza. La dirigente prima diceva che fino a poco tempo fa erano pochissime le imprese iscritte nel registro, oggi stanno aumentando e noi stiamo cercando di, con questi strumenti, con queste iniziative, con questi piccoli aiuti economici, non grandi ma comunque significativi, vogliamo promuovere l'iscrizione nel registro nazionale per l'alternanza, proprio perché un requisito per ricevere il voucher sarà l'iscrizione nel registro nazionale per l'alternanza da parte delle imprese del territorio provinciale, oltre che chiaramente agevolare questi percorsi di alternanza. Abbiamo una disponibilità economica non grande, però di questi tempi, insomma, uno sforzo è stato fatto, che sono 65.000 euro, che sono per l'anno 2017, quindi è denaro fresco, come si vuol dire, pronto, che possiamo impegnare, non solo impegnare, ma proprio spendere, liquidare entro il 31 dicembre 2017. Siamo arrivati a fine anno non per ritardi, ma perché questi progetti sono stati condivisi dalle Camere di Commercio italiane e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico nel mese di maggio, tra maggio e giugno, ha approvato questi progetti, quindi il tempo di realizzarli, e siamo arrivati a ottobre, però come dicevo abbiamo avanti due altre annualità in cui potremo discutere e ragionare con più calma con tutti i nostri interlocutori sulle modalità più giuste e opportune per poter utilizzare questa disponibilità economica. I soggetti beneficiari quali sono? La domanda per richiedere il voucher può essere presentata dalle micro, piccole e medie imprese aventi la propria sede legale o unità locale in provincia di Potenza e che in particolare devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio, il DURC, ed essere iscritti al registro alternanza scuola-lavoro. I requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda, dell'istanza, quindi anche, come vedremo, possono parteciparvi imprese che hanno già posto in essere percorsi di alternanza scuola-lavoro, purché risultino al momento della domanda iscritte al registro. Cogliamo gli spunti, tra ieri e oggi ci sono pervenuti degli spunti sia da parte dell'associazione di categoria, sia dal mondo delle professioni, sia oggi nel suo intervento
coglievo degli altri spunti per far sì di ampliare, magari, speriamo, sia dal punto di vista economico per le prossime annualità, sia anche dal punto di vista della platea dei, dei destinatari delle risorse. Sono suggerimenti che cogliamo e quindi che potremo sicuramente prendere in considerazione e discutere poi in un momento di confronto, al momento in cui potremo saremo chiamati a elaborare gli strumenti delle prossime annualità con un respiro un po' più ampio e senza tanto affanno temporale. Le domande devono essere presentate da oggi 6 ottobre, che come dicevo che è il lancio del progetto, entro il 4 dicembre 2017, e abbiamo due linee di intervento, proprio per cercare, veramente ve lo dico con estrema trasparenza, di spendere tutti i soldi e spenderli rapidamente. Abbiamo elaborato due linee di intervento, una che è rivolta alle imprese che hanno già realizzato e concluso dei percorsi di alternanza scuola-lavoro sulla base di apposite convenzioni intervenute con gli istituti scolastici a partire dal 28 giugno 2017, che è una data un po' obbligata perché si è concluso l'iter di approvazione appunto di questi progetti, e fino ad oggi. Un altro percorso, sì, a partire dal 28 giugno. Hanno cominciato il percorso dell'alternanza? Sì, sì. No, sono la convenzione deve essere intervenuta dal 28 giugno. È possibile, nessuno, non l'abbiamo fatto nessuno, perché la convenzione va stipulata prima dello Stato, e quindi sarà stata stipulata a settembre, che sulla data di stipula della convenzione, sul momento realizzativo. Sì, sì, perché le convenzioni spesso sono molto precedenti alla realizzazione del La convenzione, come la normativa, non si stipula nel momento in cui c'è lo stage, ma nel momento in cui si va a progettare il percorso dell'alternanza, quindi con l'azienda che abbiamo individuato, perché il percorso dell'alternanza, i contenuti vengono dibattuti in tavolo dalla scuola e le aziende ospitanti. Sì. Quindi questa situazione, quindi tutta la modulistica è stata scritta e confermata prima, compreso le convenzioni. Sì. E questo a giugno penso che non troverà nessuna convenzione, troverà convenzioni stipulate prima. Sì. È il momento della realizzazione dello stage quello che ci interessa effettivamente. Allora, il momento è dello stage. E in estate se ne fanno parecchi. Sì, 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 sì. No, ma qui c'è un vincolo, come diceva il segretario, c'è un vincolo nostro interno, per cui è la data, come dire, di approvazione del progetto, formale di approvazione del progetto da parte del MISE. Quindi. Purtroppo siamo legati a dei vincoli ministeriali da questo punto di vista. Come vi dicevo, noi non siamo autonomi nella elaborazione di questo strumento, ma siamo legati a dei progetti. Quindi purtroppo. E perdiamo i soldi però. E ci sono anche però la linea numero 2 relativa a percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzano da oggi fino al 4 dicembre, quindi potrebbe essere. Infatti c'è questa linea numero 2. Non solo, c'è la possibilità nel momento in cui non riuscissimo a spendere tutti, perché magari può darsi vi illustro anche i voucher singoli, sono di 500 euro per un percorso individuale, di 700 da 2 a 4 percorsi per ogni impresa, di 700 e di 900 da 5 o più percorsi. Se ove non riuscissimo a spendere questi soldi, c'è anche la possibilità comunque di ampliare la platea e soprattutto il periodo temporale, però parliamo di percorsi che poi si vadano a realizzare da oggi in poi. Quindi magari mettendo insieme, ecco, le due linee, speriamo, la linea numero uno, che mi dite probabilmente sarà poco o del tutto considerata, però c'è questa linea numero 2 a cui si può attingere, e comunque a seconda del risultato che avremo
ci renderemo conto poi se effettivamente non riusciremo a spendere tutti questi soldi entro il mese di dicembre. Troveremo il modo per ampliare la possibilità di attingervi, poi lo valuteremo insomma in corso d'opera queste situazioni. Questo in estrema sintesi. Poi il bando, come vi dicevo, sarà pubblicato sul sito. Se poi avete necessità, già possiamo dare a qualcuno di voi una copia cartacea della bozza che già abbiamo. Sì. L'altro, poi magari nel corso, durante gli altri interventi, magari stampiamo qualche copia così ve la facciamo già avere in anteprima di qualche ora. Il premio Storie di Alternanza invece è un premio destinato proprio alle scuole e ai ragazzi, nel senso, ed è a due matrici, una nazionale e una locale. Il premio è un'iniziativa promossa dalle Camere di Commercio Italiana con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti e ai progetti di alternanza scuola-lavoro, quindi anche premiare per così dire i ragazzi che si sono e i tutor ovviamente che si sono impegnati in questo percorso. I ragazzi, gli studenti sono chiamati a raccontare le attività svolte e le competenze maturate. Abbiamo previsto due categorie, una dei licei e istituti tecnici e professionali, una degli istituti tecnici professionali e una dei licei. Il requisito è quello di aver svolto un percorso anche in passato di alternanza scuola-lavoro senza vincoli temporali, è realizzato un video. Avremo due sessioni di questi premi, anche qui purtroppo siamo in questo frangente molto legati a delle scadenze abbastanza immediate. Una è quella del 27 ottobre 2017 e una poi sarà del 20 aprile 2018, quindi con più possibilità temporalmente di sviluppo. E ci sono due livelli di valutazione, uno locale delle Camere di Commercio, uno nazionale di Union Camere, con due premiazioni. La Camera di Commercio, quindi a livello locale, nominerà una commissione di valutazione di tre componenti che valuterà i progetti e selezionerà i vincitori, uno per la categoria licei e uno per la categoria degli istituti tecnici e professionali, a cui attribuiremo 1.000 euro ciascuno, con una cerimonia di premiazione che si terrà nel mese di novembre 2017 e poi quella successiva per la seconda sessione nel mese di maggio. Poi c'è il livello nazionale, per cui Union Camere nominerà anch'essa una commissione di valutazione dei progetti. Qui l'importo complessivo dei premi è di 5.000 euro con una cerimonia di premiazione che si terrà il 30 novembre a Verona nel corso di un evento molto importante che è Job e Orienta. Poi c'è qualche suggerimento tecnico che magari poi Vito Verrasso, più esperto di me su questo settore, potrà dare, perché nel video si cerca un video abbastanza breve di 8 minuti massimo nel quale il tutor dovrà aiutare lo studente, ma lo studente soprattutto si dovrà impegnare per dirci di cosa si occupava il progetto, la scuola, il tipo di impresa, per quanto tempo, quanti studenti ha coinvolto, quali competenze sono state apprese e soprattutto questa esperienza a cosa mi potrà servire in futuro. Ci potranno essere delle brevi interviste alle imprese, agli insegnanti, agli studenti, bisognerà mostrare i luoghi dove si è svolta l'alternanza e spiegare con semplicità il percorso dai primi giorni alla sua conclusione. Si dovrà usare un linguaggio più o meno giornalistico da documentario, questi sono tutti suggerimenti tecnici, poi vi aiuteremo se gradirete a costruire. Quindi il video della durata di 3-8 minuti con l'estensione, tutte questioni tecniche che poi chi è interessato si potrà rivolgere ai nostri uffici per avere qualche ulteriore suggerimento. Questi sono i contatti dei nostri referenti interni, Saverio Primavera, Patrizia Anzano, Gianluigi Fortuna, che potranno aiutarvi per qualsiasi delucidazione sia sul bando voucher sia sul premio
alternanza, perché sono, come vi dicevo, strumenti abbastanza da porre in essere rapidamente, ma che speriamo possano essere efficaci e che soprattutto potranno, nella loro fortuna speriamo, ma anche nelle loro criticità che magari cominciamo a percepire, possono darci lo spunto per costruire nel prossimo biennio strumenti ancora più efficaci e magari con una disponibilità economica maggiore. Grazie.